caso di dengue in due comuni, ma scatta la disinfestazione preventiva. Mondolfo, doppio intervento a partire da stasera a Urbino da mercoledì a venerdì nelle ore notturne. Avevano in casa un laboratorio per il confezionamento della droga. In manette un'intera famiglia di albanesi e un loro connazionale, sequestrato un chilo di cocaina. Le mura romane scandagliate con gli strumenti più avanzati, iniziato il rilievo 3D dell'antica cinta difensiva della città di Fano. San Pietro in Valle riapre al pubblico, la giunta Ser Filippi racconterà i suoi primi 100 giorni di mandato dalla chiesa barocca. L'appuntamento verrà trasmesso in diretta su Fano TV e sulle nostre pagine social. Ario Costa entra a far parte della squadra di Confartigianato, il simbolo della grande Pesaro del basket, si occuperà della sinergia tra imprese e mondo dello sport. Il 12 e 13 ottobre tornano le giornate Fai d'autunno, nelle Marche saranno 38 i beni visitabili, a Fano visite guidate nell'area archeologica di Via dell'Abbazia e alla Basilica di San Paterniano. Giornata da incorniciare, quella di domenica a Pergola, che ha visto la partecipazione del governatore Acquaroli in occasione dell'inaugurazione della 27esima fiera nazionale del tartufo bianco pregiato. Grandi imprese, personaggi e storie. Stasera, dopo il telegiornale, riparte Sportissimo, il viaggio di Fano TV nello sport del territorio. Cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia, benvenuti al nostro telegiornale. L'amministrazione comunale di Mondolfo ha deciso di programmare la disinfestazione dalle zanzare tigre nonostante l'AST non abbia registrato al momento nel loro territorio casi di dengue. L'intervento si svolgerà in due notti consecutive dall'1 alle ore 5 a partire da stasera. Quindi nella notte tra martedì 8 e mercoledì 9 ottobre a Mondolfo, San Sebastiano, Centocroci e Ponterio. E poi nella notte tra mercoledì 9 e giovedì 10 ottobre a Marotta Centro, Marotta Nord e a Piano Marina. Va precisato che gli interventi verranno effettuati in tutti i giardini pubblici. Si consiglia di tenere chiuse le finestre e di ritirare eventualmente la biancheria stesa all'esterno. Qualora le condizioni atmosferiche dovessero impedire lo svolgimento del servizio, lo stesso verrà ripetuto il primo giorno utile e ne verrà data comunicazione. Inoltre, il Comune invita la cittadinanza a rimuovere i contenitori con acqua stagnante per evitare la proliferazione delle zanzare. Anche a Urbino, in via precauzionale, verrà effettuato un trattamento di disinfestazione ad ulticida delle zanzare in tutto il centro storico. L'intervento verrà realizzato nelle aree situate all'interno delle mura storiche per tre notti consecutive, dalle ore 3 alle 6, di mercoledì 9, giovedì 10 e venerdì 11 ottobre. Le raccomandazioni sono sempre le stesse. Durante il trattamento sarà vietato transitare, passeggiare o sostare nelle aree interessate. Dopo il trattamento, per i 15 giorni consecutivi non si potrà consumare il cibo esposto al prodotto insetticida e sarà necessario pulire accuratamente materiali e giochi per bambini che siano stati accidentalmente esposti utilizzando guanti, usa e getta. A Pesaro invece è prevista una nuova disinfestazione in zona porto, si tratta del secondo intervento programmato per il 10 ottobre dalle ore 3 alle ore 6, meteo permettendo. Ora cambiamo argomento, la vaccinazione contro il papilloma virus nelle Marche diventa più capillare. La giunta regionale ha approvato una delibera che estende la somministrazione del vaccino anche alle farmacie, approvando lo schema di accordo sperimentale tra Regione, Federfarma Marche e Confservizi Assofarm Marche. L'accordo sperimentale, che avrà validità di 2 anni, prevede la somministrazione del vaccino in farmacia a partire da gennaio 2025, con la consegna di 2000 dosi alle farmacie aderenti. La platea interessata alla vaccinazione è quella femminile, nata dal 1996 fino a 29 anni di età, e quella maschile nata dal 2006. Alle farmacie verrà riconosciuta una remunerazione di 8 euro per ogni inoculazione. Ci spostiamo a Fano, dove sono in corso i rilievi del Centro Studi Vitruviani e dell'Università Politecnica delle Marche sulle mura romane. I tecnici stanno eseguendo la digitalizzazione 3D completa della cinta muraria, che consentirà agli esperti di effettuare nuovi studi e di verificare lo stato di manutenzione del prestigioso monumento. Sul posto questa mattina Massimo Foghetti ha incontrato il presidente del Centro Studi, Dino Zacchilli.
Una bella impresa, soprattutto anche dal punto di vista scientifico, attuata dal Centro Studi Vitruviani per quanto riguarda la valorizzazione e lo studio delle mura romane di Fano, il sistema difensivo della città dell'epoca romana. Dunque una nuova impresa fatta in collaborazione con la Politecnica delle Marche. Di che cosa si tratta? Sì, come Centro Studi abbiamo voluto fare questo progetto di studio, conoscenza e valorizzazione delle mura augustee che, ricordiamo, sono realizzate esattamente su canoni vitruviani. Il progetto in collaborazione con la Politecnica delle Marche per un rilievo completo e una digitalizzazione del monumento. Stanno operando in questi giorni, ieri, oggi, eccetera, i tecnici della Politecnica delle Marche guidati dal professor Paolo Clini con laser scanner e con droni per rilevare, diciamo così, tutti i dettagli del monumento. Questa è la prima fase che si concluderà, credo, entro la giornata di domani, di rilievo sul campo. Dopodiché ci sarà una fase più complessa e anche più impegnativa di elaborazioni, diciamo proprio in laboratorio, perché l'obiettivo è quello di arrivare alla realizzazione del modello digitale 3D, del gemello digitale 3D del monumento, non solo per fini di studio, ma anche per fini di valorizzazione e di comunicazione anche della bellezza della città. Quindi potrà essere attraverso forme di virtual tour o di app, eccetera, eccetera, utilizzato questo lavoro anche per comunicare, per promuovere la città e farla conoscere nel mondo. Quindi un turista, un fanese che indossa un visore può vedere le mura romane come erano all'inizio della loro costruzione. Sì, questo è un passo successivo, quella della elaborazione ricostruttiva che speriamo di poter realizzare più avanti. Adesso il progetto prevede per il momento il rilievo e la digitalizzazione del monumento così com'è. Dopodiché abbiamo tutti gli elementi per poter fare una seconda fase di ricostruzione, che sarebbe l'obiettivo finale, perché certo sarebbe importantissimo dare al turista, al cittadino, la possibilità di vedere le mura come erano. Questo progetto noi l'abbiamo presentato anche per il bando di crowdfunding della Fondazione Carifano, che ringrazio, lo ha valutato positivamente, quindi nei prossimi giorni partiremo anche con una specifica campagna di comunicazione per far sì, con l'obiettivo di ottenere anche dei sostegni economici da parte di imprese o di soggetti anche privati che volessero aiutarci a realizzare completamente il progetto. La cronaca: i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Pesaro Urbino, insieme al personale della compagnia di Fano, hanno arrestato 5 persone di nazionalità albanese, marito, moglie e 2 figli, oltre a un ospite presente in casa, per detenzione ai fini di spaccio di cocaina. Dopo svariati servizi di osservazione, ieri pomeriggio i militari hanno fermato uno di loro e hanno perquisito l'abitazione. Una volta giunti nell'appartamento, si sono trovati di fronte a un vero e proprio laboratorio per la preparazione e il confezionamento della cocaina. Mentre uno dei soggetti stava tentando di disfarsi del bilancino, gli altri occupanti avevano gettato da una finestra 20 dosi già pronte, poi recuperate dai carabinieri. In totale è stato sequestrato 1 chilo di droga. I 5 sono stati portati nel carcere di Villa Fastigi in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto. Sono in corso gli accertamenti per stabilire la provenienza e la destinazione della sostanza stupefacente e per accertare l'eventuale coinvolgimento di altre persone. Aumentare i controlli e organizzare una vigilanza coordinata tra tutte le forze di polizia della città è la richiesta di Stefano Polegioni della Nuova Fano, che si dice preoccupato per la sicurezza pubblica. La zona dello Sport Park, ha detto, sembra essere diventata un punto di ritrovo per gruppi sospetti simili a quelli già segnalati in altre parti della città. Recentemente, ha raccontato Polegioni, mi è capitato di assistere da una certa distanza a uno strano incontro nella zona di San Lazzaro, dove sono riuscito a scattare alcune foto
poi inviate alle forze dell'ordine. Anche il Pincio sembra essere teatro di attività sospette. Giorni fa, durante una passeggiata in bicicletta, ho notato 5 giovani, probabilmente di origine nordafricana, che si muovevano con cellulare e auricolari, dislocati in punti strategici, come se fossero delle vedette. Questa situazione, aggiunto, mette a disagio i cittadini. È fondamentale che si passi dalle parole ai fatti, con un potenziamento delle risorse a disposizione delle forze di sicurezza. Il sindaco Ser Filippi e la sua giunta faranno il punto sui primi 100 giorni di mandato in un evento aperto alla stampa che si terrà nella suggestiva cornice della chiesa barocca di San Pietro in Valle sabato 12 ottobre alle ore 10. Abbiamo voluto imprimere una forte accelerazione nei primi 100 giorni del nostro lavoro, ha dichiarato il primo cittadino, e la riapertura di San Pietro in Valle è uno dei risultati concreti che abbiamo ottenuto. Restituire alla città un luogo così importante rappresenta non solo un traguardo, ma un simbolo del percorso che stiamo intraprendendo per valorizzare il nostro patrimonio e rilanciare la nostra comunità, aprendo i luoghi della cultura. Durante l'evento, che Fano TV trasmetterà in diretta, verranno ripercorse le principali attività svolte dall'amministrazione con un focus sui progetti che si stanno portando avanti. Ario Costa, dirigente sportivo e simbolo della grande Pesaro del basket, entra a far parte di Confartigianato Ancona Pesaro Urbino. Si occuperà della sinergia tra imprese e mondo dello sport. Noi abbiamo questo obiettivo di offrire un'attenzione maggiore ai giovani, farli appassionare in generale, appassionare se possiamo anche al mondo del lavoro. Per la celebrazione dei 70 anni abbiamo avviato un percorso informativo coinvolgendo testimonial che possano portare l'attenzione al mondo del lavoro da parte delle famiglie, dei genitori e dei ragazzi. Abbiamo lanciato la scuola per genitori, che secondo noi è un omaggio alla comunità, anche perché Confartigianato, che rappresenta 10.000 imprese, 14.000 pensionati, ha un bacino di utenza importante e ci confrontiamo quotidianamente sulle esigenze, e da parte di molte famiglie l'esigenza di lavorare insieme per cercare di trovare strumenti idonei oggi ad aiutare i nostri ragazzi. E la dinamica che si è manifestata qui a Pesaro, noi avevamo avuto modo di conoscere Ario Costa alcuni anni fa, io personalmente sono anche tifoso della VL e quindi conoscevamo per la Scavolini Ario, e abbiamo avviato una collaborazione con le nostre imprese, creando anche delle sinergie con dei B2B che hanno portato un valore. Noi abbiamo anche tante imprese che sono nel mondo dello sport, quindi come settore. E quando c'è stata questa disponibilità da parte di Ario, non ce la siamo fatta scappare, quindi la possibilità di farlo entrare nel team Confartigianato per noi è un grande onore, e ovviamente l'obiettivo è quello di avvicinare i ragazzi, entrare nelle scuole, mettere in rete le imprese per creare progetti concreti per un benessere della comunità. Comporta un impegno piacevole, un impegno interessante e stimolante, dove si vengono coinvolti diversi soggetti che sono i giovani, sono le imprese, sono le scuole, sono i genitori, insomma tanti che fanno parte di questo mondo confartigianato che, ripeto, io ho scoperto già da un po', poi chiaramente si conosce, non è che, però non così in profondità come sto verificando adesso, e c'è effettivamente ci saranno tante opportunità di lavorare, giovani sicuramente sono al primo piano. Con la convalida degli eletti, approvata all'unanimità, si è insediato questa mattina il nuovo Consiglio Provinciale di Pesaro Urbino, composto da 6 consiglieri della lista La Casa dei Comuni ed altrettanti consiglieri della lista La Nuova Provincia. Il capogruppo designato dal centro-sinistra è Giovannini, mentre il centro-destra comunicherà la sua scelta nei prossimi giorni. Insieme a Lupi, ha detto il presidente Paolini, continuerà la battaglia per il ritorno alle elezioni dirette per ripristinare dignità, funzioni e risorse alle province. Dal 10 ottobre parte la nuova indagine biennale indetta da ASET S.p.A. sui servizi erogati. Bastano pochi minuti ed è garantita la massima riservatezza. Anche questa volta saranno 1.500 le interviste telefoniche, di cui 1.200 alle utenze domestiche e 300 a quelle non domestiche. I risultati dell'indagine verranno resi noti entro dicembre. I quesiti riguarderanno diversi ambiti, tra cui il servizio idrico e quello di igiene ambientale. Sono previsti approfondimenti anche sulle farmacie comunali, sul verde pubblico, l'illuminazione pubblica evotiva, l'accertamento della sosta a pagamento e i laboratori analisi.
Sabato 12 e domenica 13 ottobre tornano le giornate Fai d'autunno. Tanti luoghi che si potranno visitare nelle Marche. A Pesaro sarà possibile fare tappa nel Palazzo della Camera di Commercio e alla Caserma del Monte. In questa 13ª edizione delle giornate Fai d'autunno proponiamo a Pesaro due edifici meno, diciamo, consueti, quindi la sede della Camera di Commercio dove ci troviamo oggi e la Caserma del Monte. Sono due edifici di epoca razionalista, costruiti negli anni, diciamo, dai 30 ai 40, ma non sono importanti solamente perché ci danno lo spunto di parlare di questa architettura, di una stagione dei concorsi in cui la maggior parte delle opere pubbliche venivano realizzate tramite bandi. Ci danno anche l'occasione di parlare di quello che avviene all'interno di questi luoghi. Questo è un importante luogo per la nostra società, per i lavoratori, per le aziende, mentre la Caserma del Monte, un luogo che custodisce importanti momenti della nostra storia con il 28esimo Reggimento Pavia, ma che attualmente riveste un compito molto diciamo, nuovo e importante, che è quello di comunicazione nei teatri operativi. È l'unico reparto in Italia che si occupa di questo e ha l'importante compito di preparare, diciamo, le popolazioni nei teatri operativi al consenso verso le forze multinazionali che vanno per azioni di pace. E avremo anche dei momenti speciali di approfondimento sia sabato che domenica, come possiamo trovare sul nostro programma, perché il programma è molto ricco. Saremo poi ad Urbino, dove apriremo Palazzo Albani nella sua interezza, uno dei più importanti palazzi di Urbino, oggi sede, diciamo, di alcuni degli uffici universitari e di alcune aule universitarie, e potremo visitarlo anche nei piani superiori, normalmente chiusi al pubblico, quindi utilizzati per lavorare come uffici, dove potremo vedere la bellissima diciamo, decorazione settecentesca per la quale fu chiamato il Vanvitelli e Alessio De Marchis, che si occuparono il primo degli stucchi molto belli e il secondo di medaglioni o pannelli sotto i davanzali che ritraggono dei paesaggi naturalistici molto interessanti. Andremo poi nella Biblioteca San Girolamo, un complesso molto antico che fu nel tempo, chiaramente cambiò diverse destinazioni d'uso, da convento diventò scuola, poi casa circondariale, finché non fu acquisito, diciamo, dalla università e trasformato in biblioteca. Un esterno molto austero e un interno molto brillante, sempre con stucchi, decorazione settecentesca, ma soprattutto una biblioteca molto ben attrezzata e a disposizione di tutti, per cui basta andare sul sito e iscriversi, essere residenti nelle Marche e si può accedere al prezioso contenuto di questa biblioteca. A Fano invece il FAI propone di nuovo l'apertura straordinaria dell'area archeologica sotterranea in via dell'Abbazia, scoperta nel corso di lavori edili nel 2004 e tuttora chiusa al pubblico. Inoltre verranno organizzate delle visite guidate alla Basilica di San Paterniano. Si rinnova l'occasione di visitare la Domus di Via dell'Abbazia a Fano, un'area archeologica di proprietà privata che è stata resa visibile dal FAI nel corso delle giornate di primavera. Nel secondo appuntamento dell'anno del Fondo Italiano per l'Ambiente, quello di autunno, il pubblico potrà tornare a visitare questo complesso che su vari strati documenta la storia della città. Prima villa suburbana, poi necropoli pagana, quindi cimitero cristiano, con la tomba di San Paterniano e meta di pellegrinaggio. Dalla villa alla Basilica di San Paterniano, il programma del FAI propone rare occasioni a fanesi e turisti di conoscere più da vicino il passato di Fano, quale presidio importante sull'antica consolare Flaminia. Le visite sono organizzate sabato 12 e domenica 13 ottobre, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, senza prenotazioni. Al suo interno la sepoltura di San Paterniano, primo martire e probabilmente anche vescovo
Fanese, che venne sepolto in questo luogo, quindi ha una grande importanza, e dove intorno alla sua memoria si accresce un grandissimo cimitero. Nasce la prima basilica paleocristiana di Fano, che poi nel 1551 viene trasferita dentro le mura per ragioni di sicurezza. Insieme al trasferimento della basilica si trasferisce l'arca del santo, e quando si trasferisce? Proprio il 10 di luglio, che è il giorno che tuttora viene commemorato come festa del patrono. Tornando alla villa romana, era una villa colonica, una villa rurale, una villa suburbana, una villa signorile. Che villa era? Parliamo di una villa suburbana, ci troviamo lungo la via Flaminia a circa 600 metri dalla porta Augustea fuori le mura, quindi una villa sicuramente signorile per la ricchezza anche degli apparati sia di affreschi che di mosaici che abbiamo potuto riscontrare durante lo scavo, anche se i pavimenti sono mantenuti in condizioni limitate, perché la villa è stata spogliata, è stata poi oggetto di vari rifacimenti. Fungeranno da ciceroni gli studenti delle scuole medie e superiori. L'iniziativa è stata presentata da Anna Siccoli, responsabile del FAI di Fano, e dall'archeologa Vanessa Lani, direttrice della rete museale della Via Flaminia. Sabato 12 alle 17:15 si terrà un concerto tenuto da Giovanni Omiccioli con lo splendido organo Callido. Quindi sono tutti invitati a questa aggiunta alla bellezza della Basilica, che contiene all'interno delle opere d'arte veramente importanti. Dimostrare che è possibile recarsi al lavoro o a scuola in bicicletta o comunque con mezzi sostenibili alternativi alle auto. E questo è lo spirito che ha animato le iniziative di Tecfem andate in scena questa mattina, ma che facevano parte della settimana europea della mobilità sostenibile. Erano state rinviate a causa del maltempo. Si è iniziato alle 7:30 alla scuola Nuti, dove sono stati premiati con dei gadget tutti i piccoli studenti che hanno deciso di andare a scuola in maniera sostenibile, quindi a piedi, in bici, con autobus o mezzi elettrici dei genitori. È seguita una pedalata di circa 6 km con partenza dall'Arco d'Augusto e arrivo nel piazzale di Tecfem. A guidare il gruppo di ciclisti c'erano il CEO dell'azienda Federico Ferrini e l'assessore alla mobilità del comune di Fano Alessio Curzi, ma anche esponenti di Confindustria di Pesaro Urbino e di FIAB Fano Forbici, il tutto con la scorta degli agenti della Polizia Municipale. Oltre 20.000 persone domenica scorsa hanno affollato Pergola per l'inaugurazione della 20ª edizione della Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato. C'era per noi Cristiana Guerra. Domenica 6 ottobre si è alzato il sipario sulla Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato di Pergola e dei prodotti tipici locali. Giunta alla sua 27ª edizione, la mostra mercato di oltre un chilometro che si disloca tra le vie del centro storico si conferma come il binomio perfetto che unisce cultura ed enogastronomia, che permette a migliaia di persone di conoscere le eccellenze del territorio. Una giornata intensa, iniziata sin dalla mattina con la Camminata in Rosa, l'evento di sensibilizzazione nato per far comprendere l'importanza della prevenzione dei tumori al seno. Alle 17:30 circa il taglio del nastro, alla presenza delle massime autorità locali e regionali, dell'onorevole Baldelli, del prefetto della provincia di Pesaro Urbino Greco e del governatore della regione Marche, Francesco Acquaroli. Pergola è uno scrigno di cultura, uno scrigno di arte, uno scrigno di bellezza incastonato in un paesaggio straordinario con prodotti di assoluta qualità. Oggi parliamo del tartufo pregiato di Pergola e dei prodotti tipici che rappresentano non solo l'eccellenza di Pergola, ma l'eccellenza della nostra regione. Noi dobbiamo essere consapevoli che questo patrimonio è un patrimonio che ci può aiutare ad affermarci nel mercato globalizzato, a destagionalizzare il turismo e a far conoscere il nostro territorio anche a livello nazionale e internazionale. Non dobbiamo aver paura, ma le istituzioni devono credere su queste politiche. Un ricco programma per tutta la famiglia, tra degustazioni, visite al Museo dei Bronzi e mostre, che si ripeteranno per chi si fosse perso l'appuntamento domenica 13 e 20 ottobre. Ed alcune novità, come ha sottolineato il sindaco Diego Sabatucci. In queste tre giornate ci saranno spettacoli, ci sarà la presenza di Slow Food per aumentare la qualità di quella che è la Fiera Nazionale.
e l'obiettivo di questa amministrazione è quello di renderla internazionale. Tra le novità di quest'anno troviamo anche la presenza del treno storico con tanti visitatori un po' da tutta Italia. Spazio anche per la musica, dislocati in diversi punti del centro storico, tra cui il concerto di Johnson Rivera che ha entusiasmato l'intera piazza. Oltre 300 persone tra atleti, camminatori e bambini e ragazzi hanno partecipato domenica scorsa al nono trofeo Lamberto Tonelli. La manifestazione podistica e penultima tappa del circuito provinciale di corsa su strada WISP, correre per correre, nonché gara FIDAL di interesse regionale. La gara dei 9,5 km ha visto trionfare Andrea Fiorani della squadra locale Fanno Corre con il tempo di 32 minuti e 56 secondi, mentre per la categoria femminile ha vinto Valeria Baldassar, riporta colori della SD Marotta Mondolfo Run con il tempo di 38 minuti e 29 secondi. La squadra più numerosa è risultata Avis Aido di Urbino, seguita dal gruppo podistico Lucrezia e dalla Marotta Mondolfo Run. Invece, per quanto riguarda la somma dei tempi dei primi 5 atleti al traguardo, è risultato vincitore il gruppo podistico Fanno Corre, mentre per quello femminile le atlete della Marotta Mondolfo Run. Ad impreziosire la competizione, riconoscimenti messi a disposizione della Avis Fanno per la donatrice e il donatore più veloci, assegnati a Chiara Mainardi dell'Avis Aido Urbino e a Riccardo Quattrini del gruppo di Lucrezia. E a proposito di sport, da stasera torna su Fano TV Sportissimo. Al timone di questa nuova stagione ci sarà come sempre il giornalista Andrea Amaduzzi. Andrea, buonasera. Dunque, si riparte questa sera dopo il telegiornale per un nuovo viaggio nel mondo dello sport. Buonasera a te. Si riparte ed è questa già una bella notizia. Terza stagione di Sportissimo, formula invariata. Torneremo a raccontare le piccole e grandi imprese, ma anche i personaggi e le storie che vengono espressi dallo sport del territorio, includendo tutti e tutte le diverse discipline, come è stato fatto nelle prime due stagioni. Chi saranno i tuoi ospiti questa sera? È puntata ricca, la prima, perché accoglieremo l'allenatore della Smart System Essence Hotels Vincenzo Mastrangelo con il libero Mattia Raffa, reduci dall'esordio sfortunato di Ravenna nel campionato di A2 riconquistato la stagione scorsa, e poi troveremo anche il presidente e il vicepresidente del consorzio Fano Sport, la grande novità di un'estate estremamente difficile come quella vissuta dal calcio fanese, Paolo Petrucci ed Alessandro Giuliani, che illustreranno l'origine di questo nuovo soggetto e anche le prospettive che intende darsi per il futuro, anche e soprattutto riguardo al calcio. E poi il rugby alla vigilia della partenza del nuovo campionato con il presidente dell'SPG Tecfem Giorgio Brunacci e il direttore sportivo Franco Tonelli. Grazie allora per queste anticipazioni e buon lavoro. E noi andiamo avanti, perché prima di chiudere vi ricordo che domani alle ore 20 torna su Fano TV una nuova puntata di Teleracconto. Gli ospiti di Sergio Ferri saranno Diego Sabatucci, sindaco di Pergola per la Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato, e Giacomo Bramucci, presidente di Confcommercio Marche, per l'evento Pane Nostrum di Senigallia. Grazie per aver seguito Occhio alla Notizia, rimanete sintonizzati sul canale 19 per seguire Sportissimo. Buona serata a tutti.